Carissimi amici dei pesci, buonasera. Anche per voi l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 gennaio. Oddio, le carte. Dall'8 al 14 gennaio 2024. Andiamo a vedere quali sono le novità in questa settimana. Nel frattempo vi ricordo che se avete voglia di iscrivervi al canale potete tranquillamente farlo spuntando la campanellina per rimanere aggiornati per i prossimi video, dirette e cose che insomma andiamo a creare sul canale. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, consulti privati, sotto al video nella voce descrizione trovate il numero di telefono, quindi potete contattarmi attraverso un messaggio. Vi ricordo che non rispondo a numeri che non conosco. E anche per voi vediamo che cosa accade in questa settimana, dall'8 al 14 gennaio 2024. Per il segno dei pesci, dall'8 al 14 gennaio 2024, in questa settimana, vediamo un po' quali sono le novità. Avete della confusione sul vostro futuro, siete un po' confusi, probabilmente perché state vivendo delle difficoltà. C'è una certa insoddisfazione, però riuscite a mantenere il vostro equilibrio, la vostra stabilità. C'è un allontanarsi, il doversi allontanare comunque da qualcuno, da una persona cara. Questo vi mette nelle condizioni di dover riflettere. Ma proprio perché, ripeto, ci sono delle difficoltà, degli ostacoli che magari già immaginate per un eventuale futuro, anche se mantenete il vostro equilibrio, quindi insoddisfazione, allontanamento per queste situazioni, no, è il sentirvi comunque confusi. Andiamo a vedere per voi dei pesci dall'8 al 14 gennaio 2024, questo 6 di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole darvi. Avete paura che possano emergere delle problematiche burocratiche, economiche, problematiche di qualsiasi genere in un eventuale futuro. Però io qui vedo invece delle buone notizie. Vedo una situazione no che state chiaramente vivendo, una situazione dove vi aspettate comunque un qualcosa. Probabilmente perché no, a livello anche sentimentale, che vi crea confusione, ma la vedete più come difficoltà, come problematica. Vediamo questo 6 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dei pesci dall'8 al 14 gennaio 2024. Il non riuscire a doversi accordare o per eventuali spostamenti oppure il dover prendere un accordo. Siete confusi perché non riuscite in quelli che sono i vostri piani, i vostri progetti, oppure per quello che riguarda proprio la vostra stabilità. C'è un qualcosa, siete in confusione perché non riuscite a trovare un accordo, perché possono nascere in questa settimana delle problematiche che vanno a intaccare la vostra stabilità. Non è dovuta da voi, ma eventualmente può essere dovuta da terze persone. Può riguardare sia nell'ambito lavorativo, vi dico subito, che può riguardare anche nell'ambito sentimentale. 5 di spade per il segno dei pesci dall'8 al 14 gennaio 2024.
Sì, qui si vive proprio una situazione bloccata, una situazione magari di stress che possa riguardare l'ambito lavorativo, quindi non ci siete con la testa perché emergono delle difficoltà oppure si presentano delle problematiche che vi creano confusione e che non riuscite comunque sia a gestire. Oppure nell'ambito sentimentale c'è una certa inquietudine perché queste difficoltà che si possono presentare vi inquietano, vi creano inquietudine e quindi si devono superare queste difficoltà per andare verso qualcosa comunque di buono, di positivo, anche se sembrerebbe che è una settimana, non dico pesante, ma una settimana proprio che non riuscite, forse il ricominciare dopo le ferie vi è un po' difficile perché c'è tutto un caos, tutto un trambusto, c'è un qualcosa proprio che vi crea insoddisfazione. Vediamo questo 2 di coppe rovesciato per il segno dei pesci dall'8 al 14 gennaio 2024. Quale altra informazione vuole darci? Sì, dovete proprio superare queste difficoltà, cercare di andare anche questo senso di insoddisfazione, cercare proprio di andare verso qualcosa di positivo. Le difficoltà alla fin fine nella vita di tutti i giorni comunque ci sono, non vedo difficoltà comunque pesanti, ma è tutto da dover superare. C'è infatti proprio un miglioramento, c'è un qualcosa proprio di bello, riuscirete ad essere decisi, determinati e come vi ho detto, manterrete comunque il vostro equilibrio, la vostra stabilità. 4 di coppe, quale altra informazione vuole darci per il segno dei pesci? Dall'8 al 14 gennaio 2024. Nelle problematiche che si possono presentare in questa settimana dopo le ferie che ci sono state, c'è comunque un miglioramento. Riuscirete comunque a venirne fuori. Sono delle difficoltà comunque di prassi. Quel senso di inquietudine, di insoddisfazione di quando si ricomincia di nuovo un ciclo magari lavorativo o si ricomincia di nuovo il tran tran di tutti i giorni. 4 di coppe per il segno dei pesci dall'8 al 14 gennaio 2024. Vediamo un po' quale altra informazione vuole darci. Perché mi parla tanto di stabilità, il dover intaccare la problematica che si va a creare e che va a intaccare proprio la vostra stabilità. Sì, infatti è come un doversi allontanare da quello che è stato fino adesso, la tranquillità, la serenità, ok? Possono esserci anche può esserci anche un certo magari allontanamento, oppure può esserci magari qualche discussione, qualche litigio, dovute infatti a terze persone. Per altri di voi invece può esserci anche un po' di confusione, ok? Dovuta magari a una nuova passione, a un qualcosa di nuovo che vi è capitato nella vostra vita, che vi porta ad avere passione nei confronti di questa persona e che magari cercherete di dover prendere delle distanze perché vi coinvolge troppo, almeno che non è l'altra persona che si allontana da voi per una discussione, per un litigio, può essere anche questo. Vediamo per il segno dei pesci come si concluderà questa settimana dall'8 al 14 gennaio 2024. C'è una bella giustizia divina per voi, per il vostro senso di essere determinati, sicuri di quello che volete. Questa vostra sicurezza vi porterà comunque ad avere una vostra giustizia. Ci può essere una certa, ripeto, insoddisfazione, confusione, qualcosa che vi possa mandare comunque in tilt, vi possa creare un blocco, ma sarete determinati per avere la vostra giustizia. Riflettendo tanto, sì, vi confermo, l'avrete con calma, comunque l'avrete perché di fronte a voi poi avrete comunque quel qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio, carissimi amici dei pesci, noi ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona serata.